Massimo Colacci, allora sei tra i veterani di questo gruppo azzurro e ti tocca giocarti in Puglia uno dei momenti, credo, tra i più importanti della tua carriera. Ci si gioca l'accesso alle Olimpiadi, insomma, pochissimo dall'inizio di questo torneo. A che punto è questa Italia? Sì, innanzitutto sarà un piacere giocare un torneo così importante in Puglia, a casa mia. Io negli ultimi anni ho avuto modo, no, tra nazionale, tra club, di tornare spesso in Puglia ed è veramente una cosa che mi fa veramente tanto tanto piacere. Siamo ormai alla vigilia, e c'è grande fiducia, ci siamo allenati bene, siamo pronti e non vediamo veramente l'ora di giocare, perché è da un po' che ci alleniamo, ma poi allenarsi è una cosa, no? Noi viviamo per le gare, per avere quella pressione addosso, vivere quelle emozioni e anche poi il bello del nostro sport. Cosa vi siete detti con Atanasijević prima di salutarvi a fine stagione? Ma no, noi ci prendiamo un po' in giro, no? Lui naturalmente, avendo vinto a Torino, un po', no, scherza. Io per il momento devo star zitto, prendo e porto a casa. E niente, ci siamo un po' sfidati, ci siamo visti ieri e questa mattina di nuovo, insomma scherziamo un po' su, ma poi in campo sarà battaglia. L'amicizia resterà in ogni caso, avremo un'altra stagione poi da affrontare insieme, ma in quelle due ore saremo avversari, non saremo mai nemici, ma saremo avversari. Prima della Serbia, Australia e Camerun da non sottovalutare? Ma no, una squadra, sono due partite da non sottovalutare semplicemente perché una squadra forte, una squadra con una mentalità vincente non sottovaluta nessuno. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, tenere alto il nostro livello di gioco, consapevoli delle difficoltà che ci saranno anche in queste due gare, perché sono due squadre che non hanno nulla da perdere. E quando affronti squadre che non hanno nulla da perdere, la pressione è tutta su di te. Camerun e Australia potranno giocare col braccio sciolto, se noi dovessimo vincere 3-0, no? Avremmo fatto solo il nostro, quindi la pressione è tutta su di noi, ma va bene, è giusto che sia così. Quando si indossa la maglia della nazionale è normale che sia così. Domanda emotiva ora, la tua famiglia sicuramente non è mai mancata alle tue partite, ma farlo qui in Puglia, sapere di avere in tribuna la tua famiglia al completo, suppongo, cosa significherà per te? Ma è uno stimolo in più per far bene, ci saranno tutti, c'è la famiglia di mia moglie, ci saranno i miei amici, insomma è un piacere, veramente sono strafelice di giocare delle partite così importanti qui a casa mia davanti alla mia famiglia, ripeto è semplicemente uno stimolo in più per far bene. A te non posso chiedere cosa conosci della Puglia, ma ti voglio chiedere perché venire in Puglia? Ma perché venire in Puglia, ragazzi? La Puglia è veramente fantastica. Io purtroppo negli ultimi anni la vivo, l'ho vissuta poco, no? Ma quando posso ci torno sempre molto molto volentieri, ma per mille cose, per il calore della gente, per come si mangia, per il mare, per il clima, è una regione fantastica. Grazie.